quarto concerto di Beethoven per piano orchestra dice in musica, cioè nel linguaggio più profondo che l'umanità ha mai creato, quello che con le parole non è semplice dire. Vedrete soprattutto nel secondo tempo di questo concerto, in cui viene rappresentata una tipica relazione umana, in cui una persona fa così e l'altra cerca di in qualche modo di reggere a questo impatto e far ragionare l'altro. Ma questo fa ancora così. Allora, in questi casi cosa succede nelle relazioni? Questo fa così, questo prova a far così, questo fa così, a un certo punto anche questo fa così, finalmente. Ha vinto. Chi ha vinto? La separazione. Ma c'è anche un altro modo. Uno fa così, l'altro prova a far così, uno fa così, finalmente l'altro si mette qua e questo quitta. Qua sta bene. Quando questo comincia a recuperare, questo ricomincia a fare così. Allora, tutto va bene. Poi per un giorno succede che questo fa così, quest'altro fa così, questo fa così, quest'altro fa così, questo fa così e se ne va. Fine. Questo è convinto che l'altro è una testa di cavolo, questo anche. L'umanità ha generato finalmente quello di cui abbiamo bisogno, due nuove diagnosi. Questo è un cretino, quest'altro è un altro cretino, l'umanità va avanti così. Così si rovinano le aziende, molte aziende si rovinano per questo, cioè che dei dirigenti si comportano così. Poi vanno da dei consulenti, i consulenti cercano di farglielo capire, ma queste teste dure. Molte aziende falliscono per queste ragioni, tra le varie cose. C'è tutta una branca di studi che si chiama psicopatologia aziendale. Cioè aziende che dovrebbero essere portate ai psichiatri, poverini, i lavoratori non c'entrano nulla perché fanno il loro lavoro, ma hanno dei dirigenti che dovrebbero essere presi, portati in clinica, curati e magari mandati a coltivare l'orto, dopo la cura, perché molto di più a volte non si può fare. L'ego non guarisce, non ci guarisce. Cioè finché accarezziamo l'ego, tanti auguri, è come accarezzare l'euro. Non guarisce. L'euro è costruito, se voi lo sapete, in modo da ridurre lo stato sociale e ridurre il costo del lavoro. Quello è lo scopo dell'euro. Come fai a curarlo se quello è il suo scopo? Però siamo ancora qui. Oggi la Grecia è pronta a fare un referendum. I greci sono nella confusione più assoluta, perché purtroppo l'informazione che viene data, in Italia ma anche all'estero, è assolutamente carente. Disinforma i cittadini, non si sa di cosa stiamo facendo. Ecco, quindi potremmo dire che ci troviamo di fronte a una psicosi collettiva. Se noi credessimo tutti che la Terra in realtà poggia sul dorso di un elefante, potremmo essere anche tutti d'accordo su questo, andiamo d'accordo, proprio così, solo che c'è qualche piccolo dettaglio, che non è vero. E forse questo potrebbe portare degli inconvenienti, pensare che invece è vero che sta sul croppa di un elefante. Ecco, quello che oggi noi crediamo sono favolette altrettanto serie. Per esempio della favola che i mercati finanziari si autoregolano, per far credere questo a qualcuno bisogna averlo ridotto proprio male, non saper proprio più ragionare. Quindi ci troviamo in epoca mitica, però crediamo di essere un'epoca in cui finalmente la scienza ha liberato l'essere umano. Certo, una scienza vera lo può fare. Bene, la scienza oggi, per quello che interessa i nostri rapporti, la geopolitica, il rapporto col clima, cioè quello che interessa a voi come persone nella vostra vita, la scienza ci sta aiutando piuttosto poco. Perché la scienza non è libera. Gli scienziati non sono formati per essere persone libere, col pensiero creativo, tutt'altro. Oggi parleremo di che cosa? Fondamentalmente di chi e che cosa è un essere umano, perché non lo sappiamo. Lo sto imparando adesso. Vivo da un po' su questa terra.
e non sono persona che non ha letto nulla. Ho letto qualcosina, qualche volta. Sono andato a tanti convegni, ho fatto pratiche diverse in istituzioni diverse, ma che cos'è un essere umano, francamente, non è per niente chiaro. L'idea che la scienza ha di essere umano, oggi, è un'idea che dipende da come la scienza si è costituita. Cioè, sapete che il modo di ragionare della scienza è soggetto, oggetto osservato, separato. Certo, esiste la fisica quantistica, ma la fisica quantistica è una parte minima della scienza. Gran parte della scienza continua a pensare così. E non vi dico come pensa l'economia perché c'è da vergognarsi. Nel 1992 è stato dato il premio Nobel all'economia a uno psicologo che ragiona così. Due persone si vogliono bene, a un certo punto decidono di sposarsi. Perché si sposano? Perché fanno un calcolo. Uno abita qua, uno abita qua. Vivere nella stessa casa gli fa risparmiare dei soldi e del tempo, quindi conviene sposarsi. Perché fare dei figli? Beh, perché i figli sono un investimento, cioè un po' giochi in borsa, un po' metti dei soldi da parte, magari compri dell'oro, a un certo punto però puoi investire in qualcos'altro, i figli per esempio. Anche lì si tratta di quanti figli fai? Dipende, perché se ne faccio proprio pochini posso investire meglio, li educo meglio, quindi dopo mi rendono di più. Se ne faccio di più è chiaro che mi posso occupare meno di loro, l'educazione è più scadente. Quindi alla fine costi-benefici mi conviene tenermi su un numero molto stretto. Bene. E poi in cosa investo? Siccome i figli comunque, poi prima o poi diventerò vecchio e magari non ho più la forza di occuparmi di me stesso, ho bisogno questa volta di investire in sensi di colpa. Perché se investo in sensi di colpa quando sono abbastanza piccolo, non bisogna sbagliare, perché se cominci dopo i 12 anni te li sei giocati. Ma se cominci presto, è lì la furbizia, se cominci presto cosa succederà? Che quando tu sarai vecchio, è chiaro che loro costi-benefici non gli conviene venirti a trovare. E che senso ha? Gli conviene fare dell'altro. Che investimento è su un anziano? Ma bisogna essere proprio cretini. Va a investire su un palazzo decrepito che scende? Ma solo un idiota lo fa, no? Ecco, d'accordo, lo paghi poco, ma insomma. E allora se tu investi in sensi di colpa, quando i genitori saranno anziani, i figli si saranno costretti da questi dannati, infami sensi di colpa andare a occuparsi dei genitori, perché se no non se ne occuperebbero. Ecco, allora, uno psicologo che ragiona così e che piglia il premio Nobel dell'economia, vi fa pensare qualcosina o no? Bene, come mai il premio Nobel dell'economia e altri premi Nobel non sono così scandalosi? Beh, perché per quanto riguarda l'economia, una parolina sui premi Nobel ce la mettono le banche svedesi. E questo la dice tutta. Un altro premio Nobel dell'economia è stato Friedman, il quale teorizza l'irresponsabilità sociale delle imprese. Cosa vuol dire? Che un'impresa, chi guida un'impresa, non deve guardare se questa impresa è una buona cosa per la società. Assolutamente no. L'impresa è qualcosa che serve per produrre profitto. Questo è il compito dell'impresa. Se il profitto lo produce costruendo automobili, va bene. Se costruisce armi, bene lo stesso. Se non costruisce proprio niente e specula in borsa e guadagna, va bene uguale. Se poi fa un po' una cosa, un po' l'altra e quindi si tiene su, ancora meglio. Quindi teorizzare l'irresponsabilità sociale dell'impresa significa teorizzare l'irresponsabilità
della governance mondiale, perché oggi chi ancora crede alla favoletta che i governi democratici governano vuol dire che dovrebbe andare in quei luoghini dove si gioca ancora quei pezzetti di legno, oggi non più, ma insomma se si mette per terra sul tappeto, ecco, a giocare tra bambinetti, perché i governi sono guidati da forze, non c'entra più niente, chiunque ci vada ormai. Quindi le imprese irresponsabili oggi, che hanno generato queste crisi spaventose, tutte le situazioni finanziarie che abbiamo, loro dettano l'agenda politica ai paesi come tutta l'Europa, tutti gli Stati Uniti e così via. Quindi un mondo che è guidato, teoricamente anche, da aziende potentissime di cui è teorizzata l'irresponsabilità sociale, un mondo così, vuol dire che tutti i giuristi si dormono sonni profondi. Gli economisti non si sono mai svegliati una volta in vita loro. I filosofi, vacanza. Ecco, naturalmente sto parlando del mainstream. Poi esistono ottimi filosofi, ottimi giuristi e ottimi economisti. E ottime persone che studiano scienze politiche, ovviamente. Ma sono pochi e non incidono sul mainstream, cioè sulla cultura generale che noi abbiamo. Quindi noi adulti oggi possiamo dire tranquillamente che non abbiamo più contatto con la realtà. La mancanza di contatto con la realtà corrisponde alla diagnosi di psicosi. Quindi siamo psicotici. Parlando con Alberto Bagnai abbiamo concordato la diagnosi. Siamo psicotici. Lui sostiene proprio questo, è uno degli economisti più intelligenti che conosca. Siamo in uno stato psicotico. Niente di male, ci siamo abituati. Già all'epoca di Platone non si stava molto bene. Sapete come descrive Platone gli esseri umani? Dentro una caverna che guardano uno sfondo su cui vengono proiettate delle immagini. Platone aveva inventato il cinema, la televisione, i mass media un po' prima di noi. In queste immagini venivano proiettate quindi delle ombre, qualcun altro metteva dei simulacri davanti a un fuoco e tutti stavano lì come degli ebeti, cioè come noi oggi. Naturalmente ogni tanto qualcuno riusciva a svegliarsi e usciva dalla caverna. E cosa succedeva quando usciva dalla caverna? Veniva accecato dalla luce, perché non è abituato. Dopo un po', quando gli occhi si adattavano, cominciava a vedere un mondo straordinariamente bello. Le piante, gli animali, le montagne, i laghi, i fiumi. Però era solo, allora chi gli veniva da fa? Dice, ho scoperto questo, torno indietro e vado da quelli dentro la caverna. Dico, guardate, uscite perché qui si sta proprio male, venite a vedere fuori e sapete come l'accolgono quelli dentro la caverna? Lo fanno fuori. Ecco, quindi attenzione a risvegliarvi, cosa fate dopo? Perché quello che vi aspetta, se siete troppo poco, se siete troppo ingenui, è proprio questo. Perdete tutti gli amici, tutte le persone che non potete più frequentare nessuno. Quindi poi bisogna sapersi adattare a parlare con gli psicotici e prenderli bene. Cioè bisogna avere una buona competenza clinica. Chi ha buona competenza clinica, di fronte a una persona che gli parla dicendo le più grosse stronzate dell'universo, fa sì, ah bello, faccio mai pensato una cosa così interessante, proprio bello. E anche questa è proprio bella. Gli devi dare ragione. Gliene dai finché quello ti crede dalla sua, no? E poi un giorno ti dice, lui stesso ti dice, ma sai che forse questo con questi in piedi non stanno? Cioè, che l'austerity sia una buona manovra, mi è venuto il dubbio. E tu dici, ma come fai a pensare una cosa così? Forse sei diventato ansioso. Cioè, no, non è un fatto di ansia, basta ragionare un po', magari. Guarda, stai attento, tu stai facendo brutte letture. Leggiti il Corriere della Sera, leggiti Giavata come spiega la crisi. Lui sì che sa l'economia. I suoi manuali girano tutto il mondo, sono Dan Sharjavar, è il testo, è il Vangelo degli economisti neoliberisti, cioè di tutto il mondo. Ma non credi a Javad?
Allora lui pian pianino, visto che lo prendi così, un giorno dice, no, guarda, ho letto il libro di Bagnai, ho letto il libro di Fusaro, mi sono convinto del contrario. Dice, guarda, ti stai proprio perdendo, io non so se ti posso frequentare più. Un giorno arriva a casa tua di notte, piena, dice, no, senti, adesso dimmela tutta, ma davvero credi questo? No. E finalmente hai qualcun altro che ha capito, ma ce ne vuole, eh? La psicosi non guarisce in 24 ore, eh? Ok. Bene, questo è quello che ci aspetta, non per capire soltanto il mondo esterno, perché quello è importante. La stessa devastazione, cari amici, ce l'abbiamo dentro, perché credere simili panzane vuol dire che il nostro pensiero critico è morto, sepolto, non c'è più, eh? Quindi recuperiamo il pensiero critico, cioè il pensiero che è indipendente dal condizionamento a cui siamo continuamente sottoposti. Si va avanti capendo come tutti noi funzioniamo. Quindi ognuno di voi, i pensieri che ha sono preziosi. Non c'è nessun pensiero casuale. Ogni pensiero che avrete sarà frutto di quello che avete vissuto fino ad oggi. Quindi sarà frutto di una cosa che è vera, la vostra esperienza. Purtroppo ve lo dico prima, gran parte di questa esperienza è pilotata da idee che sono profondamente sbagliate. Però queste idee verranno messe di fronte, tra virgolette, a un tribunale vero delle idee. Ok, dovremo analizzarle. Partiamo da qua. Questa frase di Ken Wilber, detta in americano, come? Come? Ken Wilber dice, l'uomo vuole sopra ogni cosa l'uomo vuole la trascendenza. Uno dei più grandi filosofi di oggi. Trascendenza è un termine che la maggioranza delle persone non capisce. Che cacchio vuol dire? Che trascendo che? Beh, diciamo che è piuttosto semplice. Trascendere vuol dire salire sopra, più in alto, andare da qualche altra parte rispetto all'ego. Cioè ogni persona seduta in questa stanza, ogni persona in piedi in questa stanza, ogni persona che scrive, legge o pensa per i fatti suoi, in realtà da quando ha coscienza vuole solo quello. Questa è la conclusione di uno dei più grandi filosofi di oggi. E perché vuole questo? Ma per una ragione banale. Perché tutti vogliono essere felici. Facciamo il test. C'è qualcuno che è contrario a diventare felice qua? Referendum 100%? Bene, allora volete tutti la trascendenza. C'è una clinica negli Stati Uniti dove si curano le malattie cardiache. In questa clinica, dall'usciere al giardiniere a quello che porta il pane, tutti fanno formazione. In questa clinica non si entra in una clinica, si entra in una grande orchestra con un eccellente direttore. Quando come paziente entrate lì dentro, qualunque persona della clinica incontrate suona la stessa musica. Cioè suona buona musica, musica relazionale. Questa clinica ha ottenuto risultati straordinari nella cura delle malattie cardiache. Tant'è che le assicurazioni americane, note filantrope, sono disposti a finanziare i ricoveri in questa clinica senza nessun problema, perché sanno benissimo che per loro è un eccellente investimento. Riescono a evitare operazioni cardiache che alle assicurazioni costano centinaia di migliaia di dollari, e siccome sono dei filantropi preferiscono risparmiarle e quindi badano alla salute dei loro clienti. Fatta questa premessa, quindi, capiremo fra poco perché è così importante pensare in termini di orchestra. Questa corrisponde a una media orchestra, questa assemblea. In questa orchestra potremmo suonare ben poco se ognuno di voi non fosse accordato sulla stessa frequenza. Qualunque cosa facessimo musicalmente sarebbe brutta. Ma attenzione, una volta che siete tutti accordati, ognuno di voi o a gruppi di voi avete delle parti che sono diverse da suonare.
E anche se questo è tutto il gruppo dei violini, ogni violinista ha uno strumento che è diverso dal vicino. Nessun violino suona esattamente uguale a quello del vicino. Perché sono strumenti vivi, sono fatti di legno, non sono elettronici. Il timbro dei violini è tutto diverso da uno all'altro. Naturalmente ci vuole l'orecchio per sentirlo, ma a parte il timbro dei violini, poi ci sono gli esecutori. E anche se voi fate tutte le stesse note, il vostro timbro è diverso e il vostro modo di suonare è lievemente diverso. Quindi non è un violino ripetuto tante volte. Ognuno di voi ci mette il suo timbro, la sua caratteristica personale. Questo vale per le sezioni delle viole, questo equivale per i violoncelli, questo equivale per i fiati, per i legni, per gli ottoni e così via. Essere orchestrali non significa timbrare il cartellino, significa portare la propria anima e unirla a quella di un gruppo. Purtroppo questo, nella maggioranza delle orchestre, non è vero, perché le persone che suonano in orchestra spesso sono rivali. Questo è come gli esseri umani riescono a trasformare qualunque cosa nel suo contrario. La musica richiede l'amicizia al più alto livello. E qui, in effetti, se andate sul quartetti d'arco, le cose si complicano. Mentre, capite, in un gruppo così, metti 12 violini, se tra loro due non si va proprio d'accordo, è difficile percepirlo uditivamente, in un quartetto d'arco le cose vengono fuori. E infatti la maggioranza delle persone che suonano in quartetto, prima o poi, solo pochissimi resistono. Ci sono quartetti che reggono da 20-30 anni e hanno raggiunto dei livelli straordinari. Quello è l'esempio di cosa vuol dire relazione armonica. Violino, secondo violino, viola, violoncello, tutti assolutamente liberi ed uguali, liberi e uguali, in autonomia, danno il meglio di se stessi. Questa è la visione che vale non solo nella relazione tra persone, ma vale per l'orchestra interiore che abbiamo. Perché noi non siamo fatti di uno, ecco. Siamo fatti di tanti pezzi che stanno insieme con la colla. Quando soffia un po' di vento, ciao, ecco, siamo fatti di tanti io. Vedete, se noi possiamo godere, diciamo così, in questa stanza di una temperatura che non sia troppo elevata, e questa sera vedrete che quando viene buio si verifica un miracolo. Improvvisamente possiamo addirittura accendere la luce. Magari è la luce. Non solo, ma vedete, lì c'è una telecamera. È incredibile, no? Che questa telecamera registri e il giorno dopo se lo ricordi. Poi finisce dentro un computer che ha memoria. Ma com'è possibile? Bene, tutte queste straordinarie invenzioni non ci sarebbero se non avessimo fatto ricorso alla matematica. La matematica è un amplificatore dell'intelligenza umana. Così come il telescopio o il microscopio sono un amplificatore degli occhi. O l'automobile, un amplificatore delle gambe. Cioè, fa fare delle cose, gli aerei ci fanno fare. Noi abbiamo amplificato sia i nostri sensi, sia il nostro aspetto fisico, diventando potentissimi, sia qua. Lo abbiamo fatto qua, in gran parte, con la matematica. Pitagora, Galileo, dicono, per capire la natura, bisogna capire, si capisce matematicamente. Uno dice, ma che è la matematica? Che non si capisce niente di matematica, è una cosa per iniziati. E allora un grande matematico oggi dice, tutti siamo matematici. Buoni o cattivi, perché tutti usiamo modelli mentali e simboli. Li possiamo usare bene e funzioniamo, o li possiamo usare male e non funzioniamo. E sapete in che condizioni sono i greci? Non hanno i soldi più per la sanità,
45% di bambini, mortalità infantile aumentata al 45%, bambini a scuola non hanno da mangiare. Progetto sanità tagliare qui ancora, in Grecia, non avere più le malattie, le medicine. Cose curabili non si curano più, come è successo in Tanzania. Tanzania è andata così. Adesso capita alla Grecia, ma già sta capitando a noi. Taglia la sanità. E abbiamo firmato il trattato di libero accordo con gli Stati Uniti, in cui l'accordo, sapete qual è? Taglia la sanità. Privatizzazione dell'acqua, privatizzazione dei servizi. C'è scritto qualcosa sui giornali su questo? Nulla. Questi giornalisti, perché devono ricevere uno stipendio? Questi devono essere mandati a lavorare da qualche parte, ma non possono essere persone che fanno informazione, ragazzi. Un giorno, quando ci risveglieremo, diremo: queste persone qui non sono adatte, devono fare qualcos'altro. Gentilmente gli verrà detto. Simbolo per volontà. Volontà personale, la mia volontà, in conflitto con la volontà del tutto, cioè di quello che sta succedendo, lo chiamiamo volontà, ma in realtà è quello che accade, questo è la follia. Vuol dire che questa volontà personale ha deciso di fare così. Prende la necessità, ciò che succede, e non può non succedere, succede, è successo, quindi ci aggiunge il giudizio. Questo cosa comporta? Follia e sofferenza. Adesso la matematica è interessante perché è un livello astratto, adesso occorrono i livelli concreti. Vediamo se questa formula vi può essere utile. Vi è mai capitato di qualcuno che col suo comportamento vi ha fatto arrabbiare? È successo almeno una volta nella vita? È davvero? Ok. Era anche una persona magari vicina a voi? Davvero? È successo anche questo? Cioè è successo, per esempio, ci sono persone che tra voi che sono state in coppia qualche volta nella vita, probabilmente sì, è mai capitato che il vostro compagno o compagna abbia detto, fatto qualcosa che ha generato in voi della rabbia? È successo? Una volta sì? Oppure che abbia resi tristi? È successo anche questo? È successo che voi siete in un luogo di lavoro e un dirigente compie un'azione che genera in voi una grande rabbia? È successo anche questo? Oppure tristezza? Oppure paura? Allora, se andate a vedere com'è che vi siete arrabbiati, sto parlando di rabbia che dura più di qualche secondo, perché la rabbia immediata è ovvia che c'è, ma se dura più di qualche minuto, e quindi sono persone che sono, per esempio, c'è qualcuno di voi che si è mai arrabbiato nei confronti dei genitori, è successo? Qualcuno che ha ancora rancore nei confronti dei genitori, c'è? Sì? O di ex partner? Sì? O la propria madre, no? L'ha messa al mondo, però c'è ancora rancore, c'è ancora lì. Ce l'avete. Bene, cosa vuol dire? Che la persona che si comporta così prende la necessità, ciò che è successo doveva succedere. Perché doveva succedere? Beh, è molto semplice. Perché le cause per cui la madre si comporta in un modo o in un altro sono praticamente infinite. E quindi se la madre si è comportata in modo, diciamo così, negativo, non è stata rispettosa, non ha soddisfatto determinati bisogni importanti,
Sapete cosa fanno i figli? Ritengono che la madre sia cosciente mentre fa questo. E che quindi sia in colpa. E soprattutto che avrebbe potuto fare qualcosa di diverso. E non avendolo fatto, è giusta la rabbia. Vi è mai capitato di sentire persone che per un anno non parlano con i propri genitori, per 2 anni? Sì, è successo. Bene. Andiamo a vedere quali sono i presupposti. Il presupposto è questo. Volontà personale uguale una volontà. Eccolo qua. Cioè che la persona che avete davanti sia uno. E quindi ha una volontà ed è cosciente. Ma questa non è idea balorda, eh? Ce l'aveva Cartesio. E il pensiero di Cartesio ha fondato la scienza moderna, quindi non è una stupidaggine, è una cosa interessante pensarla così. Cartesio dice che l'io è originario, semplice. Semplice in filosofia vuol dire che è uno, trasparente a se stesso. Completamente trasparente, cioè vuol dire che l'io sa quello che fa, sa quello che pensa, si conosce. L'io si conosce. Nella vostra esperienza è così? Voi vi conoscete? Sapete i moventi per cui fate certe cose? Bene, allora, siccome noi abbiamo l'abitudine, è un'abitudine della nostra civiltà, di ritenere legittima la rabbia nei confronti di altri, vuol dire che stiamo assumendo questo come verità. La volontà è la volontà di uno, solo che questa non è così. In realtà dovremmo dire volontà personale uguale sommatorio di volontà. C'è una serie, questo è il simbolo di sommatorio. Vuol dire che sono tante. Il simbolo di Aleph è così si fa. Questi diversi io hanno diverse volontà. Quando va bene si conoscono entrambi, lottano, ma si conoscono. Quando va meno bene, questi due di questo qua non ne sanno nulla, per cui c'è dentro una forza di cui non sappiamo assolutamente niente. Ok? Allora, di fronte a un essere vivente conciato così, ci vuole un bel coraggio a dire che lo fa volontariamente una cosa. Cioè vuol dire deformare tutto. Allora, la visione che vi portiamo come Aleph non ha nulla di originale. Noi siamo semplicemente dei maestrini dell'asilo, adesso stiamo arrivando al primo elementare, che mettiamo a disposizione i risultati delle grandi tradizioni sapienziali, delle sapienze antropologiche di tutto il mondo. Le sapienze antropologiche che confermano tutte insieme la stessa cosa. Siamo fatti così. Quindi di per sé, quando siamo fatti così, i nostri comportamenti, i nostri atteggiamenti avvengono per movimenti politici interni di cui sappiamo molto poco. E questi movimenti politici interni, la psiche è politica, finalmente ho trovato un filosofo che la ragiona così, che Ermanno Bencivenga, parla in termini di psiche come politica, è ovvia, no? Ma no, mi sembra ovvio. Il governo nostro, l'io come governo, è un governo che sa pochissimo del paese che sta governando, pochissimo sa. E questo paese non è originario, come diceva Cartesio, assolutamente. È fatto da come gli altri ci hanno fatto. Capite bene? Cioè noi siamo fatti così perché altri ci hanno fatto così.
perché mio padre, mia madre, i miei fratelli, i miei zii, i miei amici iniziali, gli insegnanti mi hanno fatto, nel senso che hanno inserito dentro di me delle cose. Quindi io non sono affatto originario. Io posso diventare originario se faccio un lavoro. Cioè se io comincio a dire, senti, questa cosa che mi ha infilato in testa mio zio, ma io ci voglio proprio credere o no? Se faccio questo su tutte le diverse convinzioni che ospito, alla fine di un processo che non è certo brevissimo, posso anche dire come Cartesio, sì, certo, io sono originario, cioè sono fedele a me stesso, sono autentico, sono anche piuttosto semplice perché mi conosco, ma questo è la fine di un processo, non è l'inizio. Vi è chiaro? Ecco, voi siete qui, siamo tutti qui, anch'io sono qui per questo. Una volta che avrò capito tutto, i dubbi non ne farò più. Si insegna per imparare. Cioè, siamo qui tutti per imparare. Anche tu fai l'insegnante, serve per imparare. Poi quando è finito di imparare, quello lo basta, ci va qualcun altro. Ecco, allora, se siamo fatti così, prendersela con un altro essere umano come fosse colpevole di ciò che fa perché è cosciente, lo vuol fare, è stolto. Sarebbe come prendersela con un animaletto che è guidato da istinti. Gli esseri umani non hanno istinti in origine come li hanno gli animali, beati loro. Perché vedete, gli animali funzionano così. Nascono e hanno un cammino assicurato. Nascono dotati di una serie di istinti. Questi istinti si mettono in movimento se ci sono le condizioni ambientali e gli animali vanno nella scuola giusta, che è la natura. La natura quindi nei confronti degli animali è infinitamente più generosa che nei nostri confronti a un certo punto di vista. Perché non solo gli dà gli istinti buoni, che servono per quella specie lì, ma gli dà anche la scuola, gratuita, gratis, scuola gratis. Se voi prendete un animaletto, lo portate fuori dal suo contesto, non cresce mica bene. Ci siamo? Quindi gli animali hanno gli istinti formati 5 miliardi di anni di evoluzione. In più hanno la scuola, e credo che crescono tutti e diventano adulti. Noi esseri umani non abbiamo istinti praticamente, se non delle pulsioni, che sono cose molto diverse. Delle predisposizioni sì. Quindi nasciamo qui. La nostra biologia, porca miseria, sì, quella funziona. Per esempio, il bambino non deve avere una madre particolare perché gli si formi il fegato, il cuore o i polmoni. Ma avviene da solo, quello lì, grazie al cielo, no? Se no, figurati cosa usciremmo fuori se dipendesse dalle scuole. Ci avremmo il fegato qua, il cuore lì, ma saremmo a vedersi, saremmo tremendi. L'occhi laggiù, no? I piedi qua, pensa come cammini. Purtroppo le scuole che frequentiamo generano questo. Allora, noi qui nasciamo, quando nasciamo siamo fatti così, non abbiamo manco un io, ne abbiamo frammenti, pezzettini da tutte le parti, nasciamo prematuri, come ci dice adesso le recenti scienze, 6 mesi, dovremmo stare ancora dentro, ma si può, la mamma ce la fa. Nasciamo che siamo messi malissimo, non sopravviveremo che qualche ora, però con un buon accudimento materno ce la facciamo. Il problema però della pluralità degli io dentro di noi è fortissimo. Ecco. Allora, com'è la faccenda? Che per noi, come per gli animali, passa il tempo. Loro però col tempo frequentano la scuola giusta. Noi col tempo frequentiamo la scuola dei nostri genitori e la scuola della cultura, che noi dentro cui siamo, che purtroppo non è una buona scuola. Quindi tempo più educazione, che solo una parte minima è animica, un pezzo grosso di educazione è egoica. Siamo educati a sviluppare l'ego. E cos'è? Cosa succede quindi? Che noi a 40 anni, 30 anni, mentre qua siamo frantumati per forza, perché nasciamo fatti così,
ci ritroviamo più avanti che siamo ancora fatti così, cioè siamo pieni di conflitti. Cioè ci fermiamo qui, anziché procedere fino a qui. Facciamo solo un primo pezzo, l'altro lo saltiamo. Cosa significa? Che la nostra cultura, la nostra società, dove siamo noi, ci relega a fare una vita in cui il cuore e l'intelletto crescono fino a un certo punto, poi ci si ferma. E questo non riguarda te, riguarda tutti. Vi ho messo insieme cuore e intelletto. Quando l'intelletto funziona senza andare insieme al cuore, ha un occhio cieco, ci vede male. La nostra è una cultura in cui appunto il cuore non si sviluppa poco, si sviluppa quello che chiamiamo la ragione, ma questa che è ragione, il vero nome di questa ragione non dovrebbe essere ragione, ma dovrebbe essere chiamata la maschera della ragione. Siamo mascherati da esseri ragionevoli, ma non lo siamo. Questo è il primo passaggio. Accettare questo è come per un alcolizzato accettare che è alcolizzato. Prima di quel momento è incurabile. Non si può curare. Allora, se riconosciamo che noi abbiamo sviluppato un modo di pensare che come strutturato è di per sé erroneo e ci accomuna tutti, sappiamo che quello che ci manca è evidente, il tempo scorre lo stesso, occorre una formazione e un'educazione adeguata. Tutte le sapienze antropologiche di tutte le latitudini, Africa, America, Cina, Giappone, tutte le parti, se andate a prendere nocciolo, dicono le stesse cose. Tutte le culture hanno luci e ombre, le luci delle diverse culture illuminano allo stesso modo. Partire dall'idea che noi è bene che ci mettiamo in posizione di umiltà, cioè ricontattare la terra, e che molliamo l'orgoglio di essere persone sveglie e intelligenti, perché non lo siamo. Conciati così, no. Quindi noi superiamo i nostri problemi se ammettiamo che compiamo errori. Se abbiamo questa capacità, non siamo attaccati all'immagine di persone perfette, che devono avere sempre ragione, allora la via della trasformazione in noi non è nemmeno tanto difficile. L'accettazione della necessità. Ecco cos'è una persona libera e capace di amare. Quindi una persona che va verso la felicità. Matematicamente è questo, necessità meno giudizio. Eccolo qua. Questo è un presupposto. Che vuol dire giudizio? Il giudizio lo posso esprimere in tanti altri modi. Il giudizio di cui parliamo è radicato nell'ostilità. L'ostilità è radicata nella separatività. Io, soggetto, che giudico l'oggetto. Separatività e, siccome sono separato, sono ostile, vedo gli altri potenzialmente ostili, quindi cerco di controllare gli altri, eccoli il cagnetto a guinzaglio, e per controllarli in modo migliore qual è? Cercare di avere una posizione di potere, quindi soldi, potere e così via. Pensate che l'economia, tutta l'economia di oggi, ha le sue radici qui nell'ostilità. L'ostilità dell'uomo contro l'uomo. Tutti contro tutti. Questo è il modello dell'economia di oggi, che è disastroso. Quindi bisogna ripensare l'economia filosoficamente, allargando.
lo sguardo. Allora la matematica ci dice che se non cominciamo a fare questo atteggiamento, ad avere questo atteggiamento, volontà, da una sommatoria di volontà, passare a una volontà una, il che vuol dire che attraverso un processo di rieducazione, formazione, e dove la faccio questa rieducazione? La devo fare dove gli esseri umani hanno prodotto il meglio di sé, nelle tradizioni grandi sapienze antropologiche. In queste ci mettiamo tante persone diverse, dal Buddha a Gesù a Socrate, recentemente Nelson Mandela, Gandhi, grandissimo filosofo, che a scuola manco si studia. Cioè, oh sì, Gandhi, quello che andava in giro si faceva picchiare, ma questo si riduce. Ma Gandhi, non sapete che c'è una teoria della conoscenza, che c'è una teoria psicologica, che è un uomo di intelligenza straordinaria, Gandhi. Ma Gandhi dovrebbe essere studiato negli elementari, soprattutto dagli insegnanti. E allora ci si chiederebbe, ma che scuola facciamo? Ma Gandhi era semplicissimo nel suo modo, diceva, guardate, c'è una verità. Cioè, questa verità, sapete per Gandhi qual è? È amore. Oh, ma queste cose sdolcinate, l'amore... Ma non intende mica l'amore delle riviste che si leggono dai parrucchieri. Gandhi è una cosa seria. Se voi oggi chiedeste a un fisico come è fatta la realtà, mi direbbe: sono tutte frequenze, tutte onde, e cos'altro? Nient'altro. Vibrazioni, frequenze diverse. Scusa, frequenza, ma questo non è una frequenza, è una cosa solida, non posso mica entrarci, fosse una frequenza. Eh sì, ma sai, le frequenze, le onde, hanno una caratteristica. E quale? Generano delle forme. Questa storia. Sono stato al mare tante volte, ma hai visto a un certo punto che l'acqua prende la forma di una casa. Guardato bene, e nemmeno di una nave, l'uomo può costruire una nave, il mare non lo può fare, pure sulle onde, che cavolo dici? E beh, dice, il fisico ti direbbe, guarda, vieni di qua, ti porta nel suo laboratorio, ti fa vedere una lastra di rame, dove sopra ci sono del polvere di ferro, collega questa lastra di rame a un oscillografo, che produce onde. E poi ti dice, senti qua, ti mette onde che fanno un suono del tipo tum, e vedrai che tutta la superficie del rame comincia a vibrare, è fin lì, ma che la polvere di ferro pian piano comincia a creare una forma, un cerchio, un altro cerchio, due cerchi, un'elisse, interessante. Poi cambia la frequenza, la membrana continua a muoversi, e cambiano le forme. Ma davvero? Sì? Si alzano le frequenze e si formano forme più complesse. Ma davvero? Sì? Dice. E poi il fisico ti dirà, vedi, quello che tu vedi con questo strumento assolutamente primitivo vale per tutte le frequenze. Quindi anche non solo quelle sonore dai 40 Hz ai 20.000 se ci senti bene, ma anche quelle di 500.000 Hz al secondo, e così via. Ah, eh sì. E il fisico, se poi è un fisico quantistico, gli direbbe, vedi, queste onde si condensano in particelle e hanno questa doppia natura. Sono particelle, ma sono anche onde. E sono una cosa o l'altra, e questo sai da cosa dipende? Dall'osservatore. Non puoi mai sapere dov'è una particella finché non interroghi la realtà. Soltanto dopo puoi sapere dov'è. Ah. Ma sei sicuro di non aver bevuto? E dice, sì, ho bevuto, ma solo acqua. Piuttosto chiediti se tu hai bevuto o no, perché le domande che mi fai indicano che tu non stai vivendo nel XXI secolo. Stai ancora ragionando come un uomo del Seicento. La fisica quantistica ci insegna che tutto è particelle e onde, e basta. Naturalmente queste si aggregano.
hanno questa abilità, perché a seconda delle frequenze generano gli atomi di diverse natura, le molecole, tutta la chimica che conosciamo. Quanti di voi sanno che il cuore ha un campo elettromagnetico intorno, che arriva a 1,5 metri di distanza con gli strumenti misurabili? E quindi quando noi siamo a 3 metri, i nostri due campi magnetici già si toccano, quelli misurabili, quelli che non si misurano, che saranno molto più grandi, arrivano parecchio distante. Quindi vuol dire che io e te, semplicemente stando seduti a questa distanza, dal punto di vista fisico, le nostre frequenze dei campi magnetici cardiaci si incontrano. Le tue influenzano le mie, le mie le tue. Ah, interessante. Quindi aspetta un attimo, stai dicendo che io sono fatto di frequenze e basta? Esattamente. Ah, interessante. Ma però che queste frequenze generano le forme? Esattamente. E che anche le forme a loro volta producono frequenze? Certo. Ah, interessante questo. Aspetta un attimo, dice quello meno esperto, dice, ma io quando sono andato a scuola, prima volta che ho fatto lezioni di fisica, è arrivato un professore, ha portato 2 diapson. Ne ha battuto uno, l'ha fatto vibrare, l'altro l'ha lasciato fermo. A un certo punto anche l'altro si è messo a vibrare e noi siamo rimasti sbalorditi. E lui ci ha spiegato, ma vedi, se i 2 diapson sono predisposti a vibrare alla stessa frequenza, basta che ne tocchi uno, dopo un po' si muove anche l'altro. Porca miseria. Ah sì? Eh sì. Bene. Questo fenomeno si chiama anche risonanza. La legge della risonanza è una delle fondamentali leggi dell'universo, perché dove c'è frequenze ci sono risonanze. Okay? Quando parliamo dell'anima, per capirci, non stiamo parlando di qualcosa che è nella testa dei pazzi, nei mito antichi, cose di questo genere. Stiamo parlando di cose di cui si possono tradurre in un linguaggio scientifico. Oggi c'è chi ha misurato molto bene tutte le caratteristiche delle frequenze cardiache, le conseguenze che le frequenze cardiache hanno. Se il cuore batte in modo coerente, se da un punto di vista ritmico è preciso o impreciso. Quindi il cuore è un oscillatore e l'oscillatore del cuore, che sia meccanico, elettromagnetico, chimico sul piano del sistema nervoso, influenza tutto il nostro corpo. Allora, quando parliamo dell'anima, noi intendiamo, dal punto di vista proprio della fisiologia, che il cuore è diventato il direttore d'orchestra che dà il tempo e con le sue oscillazioni rende coerente le oscillazioni di altre parti del corpo. Capite? Se voi foste un'orchestra e anziché esserci un direttore, ce ne fossero 3 o 4, uno che fa suonare i violini, uno che fa suonare i violoncelli, l'altro che fa suonare i fiati, e ognuno va a suo tempo e eseguiamo il 4° concerto di Beethoven, ma che succede? Ecco, quello che succede dentro di noi quando non abbiamo un direttore d'orchestra, ma ne abbiamo diversi. Ecco. Allora il cuore è un oscillatore, è il direttore d'orchestra, perché quando il cuore prende il sopravvento, cioè è lui che indirizza la frequenza del cervello, succede il miracolo, che emisfero sinistro e destro comincino ad accordarsi tra di loro, diventino più sincronizzati. E per chi è interessato alle relazioni, dovrebbe sapere che il cervello sinistro è più tendenzialmente quello della logica e del pensiero, quello destro è quello più della visione globale, olistica, e un pochino più collegato alle emozioni. Volendo fare una connessione, potremmo dire che l'emisfero sinistro è lievemente più sviluppato nei maschi in media e quello destro un pochino più nelle donne. Quindi potremmo dire che quando il cuore prende la direzione d'orchestra, il nostro femminile e il maschile finalmente si mettono d'accordo. E cos'è il maschile e il femminile? Anche lì andiamo a leggerci tante poesie, vediamo tanti film, tutto bellissimo. Ma poi c'è anche un momento in cui l'emisfero sinistro
e la logica hanno bisogno di dirla loro e capire. Allora, se dovessimo esprimerlo matematicamente, cos'è l'emisfero sinistro, cos'è il destro, cos'è il maschile, il femminile, tirandole molto, molto grossolanamente, ecco cos'è il femminile, ecco cos'è il maschile. Il femminile cosa fa? Accoglie. Il maschile cosa fa? Individua, separa, distingue. Ok. Allora dice, beh, il femminile è fantastico. Perché non c'è solo il femminile, così ci accoglie? E a vedere cosa succede quando ti accoglie e basta. Eccolo qua, finisci lì dentro, entri in una perfetta confusione. Non sai più distinguere niente. Madre e bambina all'inizio sono uniti, anche i primi tempi, no? Il bambino non sa dove finisce lui, dove inizia la mamma. Confusione. Quindi torniamo al femminile, che è bilanciato dal maschile. Il maschile è ciò che distingue. Per esempio distingue questo albero dallo sfondo, fatto di tutti gli altri alberi diversi. Sa distinguere, distingue. Okay. Allora, se questi due sono connessi, è qui così importante il femminile, la connessione, la relazione, questo è il simbolo della relazione, se sono connessi, io ho sia l'aspetto relazionale sia l'aspetto di comprensione cognitiva, perché riesco a individuare qualcosa, la tolgo dallo sfondo, la posso analizzare bene, distingo una quercia da un cipresso. Ecco, benissimo. Quando questi due sono bilanciati, c'è equilibrio, c'è benessere. Cioè bene, essere. Che da un altro punto di vista, dal punto di vista del pensiero, vuol dire che se io funziono così, in realtà io penso bene. Ma siccome il pensiero è linguaggio, anche linguaggio, in realtà io dico bene, parlo bene, benedico, dico bene. Guarda cosa succede quando invece femminile è qua, maschile è qua, e ci sbilanciamo troppo sul maschile, ecco che il maschile senza il femminile diventa questo, cioè diventa una spada che seziona, che taglia, separa, frantuma, isola. Ecco qui da dove viene, qui c'è il soggetto che osserva, usa la spada e definisce un oggetto e si mette a studiare l'oggetto separato da lui con un colpo di spada. Okay. La nostra cultura è radicata in gran parte in questo errore tremendo, tremendo. Ecco perché abbiamo un'economia che è radicata nel patriarcato, nell'eccesso di maschile. L'eccesso di maschile porta a che cosa? A questo, all'ostilità. Volontà 1 uguale le serbatoie, le cisterne, dove accumuliamo rabbia, tristezza e paura, sono vuoti. Sommatori di volontà, tante, andiamo a vedere queste stesse cisterne, sono piene. Rabbia, tristezza, paura accumulati. Per una mentalità che funziona così, cosa fa? Questa è la rabbia, questa è la tristezza. Sono separati, quindi io posso studiare la rabbia. Creo una disciplina, divento un rabbiologo. Se poi vedo che la cattedra di biologi non ce n'è libere, faccio un concorso di tristologia, non Cristo, tristologia, divento un esperto di tristezza, ne so più di tutti. Poi se la storia della tristezza, la storia della tristezza nell'epoca dei Tudor, è sempre più specializzato, no? Okay. Poi mi accorgo che
il mondo della paura accademicamente debole. E allora divento un paurologo, so tutto sulla paura. Ecco, la cosa che di solito non riesco a capire è che bisognerebbe togliere questa zampetta in più e metterci questo. E allora capiremo che ogni volta che ci arrabbiamo, da qualche altra parte siamo tristi, da qualche altra parte siamo impauriti. È difficile che lo leggiate sui testi accademici, lo trovate in libri come Levine, Abbracciando l'amore, dove ti dice che in questo momento io sono triste, un attimo dopo però mi accorgo anche che emerge un po' di rabbia dentro di me, però questa rabbia ha le radici nella paura, però quando sento la paura poi improvvisamente sento tristezza, poi sento sofferenza, questo. Allora, questo movimento delle emozioni è molto presente nella grande musica. Vi farò vedere un punto in cui un grandissimo pianista, che è Lang Lang, che è venuto anche in Italia recentemente, nel giro di pochi istanti passa dall'estasi alla chiusura assoluta, la tristezza, la rabbia, la forza, tutto. Ma in pochi istanti, perché una grande musica non è fatta in modo da esprimere per lungo tempo sempre la rabbia, sempre la rabbia, sempre la rabbia, sempre quella mestizia, no, non fa così. La grande musica è molto collegata ai movimenti della psiche. Infatti sono dei geni quei compositori, geni vuol dire sono persone che vedono ciò che gli altri non vedono. Ecco. Va bene? Ecco, allora, il nostro compito in questa stanza, tutti, e fuori di qui, è diventare una volontà uno, dove il vaso della tristezza, della rabbia, della paura è vuoto. E quindi vivo sai dove? Nel qui e ad ora. Dove sai chi ci vive? Anche i gatti, ma anche i cani, i canarini, i coccodrilli, i vermi, tutti vivono nel qui e ora, tranne noi, che viviamo nel là e allora. Perché? Se tu mi guardi in un certo modo, io non sto qui e basta. Le mie memorie, purtroppo spesso di disturbo, vanno a cercare nel mio repertorio cose che questo sguardo così hanno attivato. Se ho uno sguardo positivo sono contento, ma se niente niente ci vedo qualcosa di storto, ecco che io non sto qui con te. Quindi presente, in apertura, accoglienza, no? Ma finisco nel passato, vado a finire chissà dove. Ecco. Dopodiché tu non hai più davanti me, hai davanti un essere che non c'è più, c'è fisicamente, ma è da un'altra parte. Siccome io finico laggiù, perché magari finisco nei miei mondi della rabbia, della tristezza, della paura, della disperazione, chissà dove, tu, non vedendomi più, ti sarà capitato che qualcuno è sparito davanti a te. Ecco, a proposito, la bilocazione è normale, nel senso che c'hai il fisico da una parte, la psiche c'è chissà dov'è, no? E questo sono i principianti, quelli bravi sono in più posti diversi. Certo. Allora, se io sono qua e improvvisamente sparisco, è chiaro che la tua parte bambina, che magari è successo la stessa cosa con la mamma, che una volta che ha avuto un pensiero improvviso è sparita, certo, le braccia c'erano, il seno c'era, ma la psiche, il bambino non è stupido, lo capisce se la mamma c'è o non c'è. Se la mamma è finita improvvisamente da un'altra parte, sto povero esserino se ne accorge subito, come? Cinestesicamente, lo sente. E quindi ha fatto una cattiva esperienza e tu il rischio che quel bambino che è ancora dentro di te esattamente agli stessi punti e che ha generato dentro di te questa sequenza, rabbia, tristezza, paura come l'hai vissuta, tiri il campanello, sai come in treno, lo stop e fa fermare il treno in corsa, anche tu te ne vai chissà dove, dopodiché ci sono due corpi fisici come due fessi che stanno lì davanti, le psiche sono una chissà dove, l'altra chissà dove, magari in più posti, e chiamiamo questa una relazione, ma non lo è. Questa è reattività. La reattività è meccanica, perché né io né te sappiamo nulla di tutto questo. Però, siccome siamo intelligenti come esseri umani, tendiamo a dare una spiegazione. Ecco, tutte le spiegazioni che partono da qui le possiamo definire teoria ombrello. Cioè, non sapendo esattamente cos'è, gli diamo una copertura.
La prima cosa che ci viene in mente, si vede che lei ce l'ha con me, oppure si vede che non le piace abbastanza, si vede che le sto sull'anima, ma comunque cosa. La prima che sta in piedi la piglio, mi ci attacco. Lo stesso farà lei, dopodiché siamo due corpi fisici con due teorie ombrello che manco piove, cosa teniamo aperti a fare, però è così. Ecco, siccome questo non avviene solo tra persone che si frequentano ogni tanto, ma soprattutto tra persone che si frequentano tanto, e forse avete saputo che esiste un istituto demenziale che si chiama matrimonio, demenziale, perché mette insieme persone che non ci sono. Mette degli interi gruppi di gente da una parte e dall'altra, poi succede qualcosa dopo, va bene, certo, gli avvocati ci guadagnano, la Sacra Rota ci guadagna, c'è un sacco di, cioè, ci sono dei vantaggi dal punto di vista del prodotto interno lordo, no? Le famiglie si sfasciano. Però è così, ecco, ma questa è la conseguenza normale, c'è niente di strano che due non si vedano, perché non sono due persone. Sono due persone se sono qua, ragazzi, qui. Allora, se io e te siamo lì e tu fai qualcosa, reagisca a quello che fai, cioè risponda a quello che fai, non a quello che io immagino che tu... Immagino adesso, vado 20 anni, 50 anni fa a vedere Finico in un altro stadio, in un'altra situazione, dopodiché questa situazione la metto tra me e te, e tu cosa dici, maestro? Allora, siccome abbiamo avuto l'educazione, almeno questa, di non darci continuamente del matto l'uno l'altro, ci rispettiamo, cioè, guarda, tu non sei matto, anch'io no, però non ci capiamo. Abbiamo però l'idea folle che ci dovremmo capire. Ma perché? Come faccio io a capirti se sono da un'altra parte? Tu anche. Ecco. Quindi la comunicazione normalmente avviene tra esseri umani, non quella di superficie che ora è, ce la faccio a dirtelo, ma quella in cui siamo coinvolti emotivamente, cioè in cui sono presenti delle richiami delle memorie antiche, quelle lì la comunicazione autentica è difficile. Perché? Perché non può essere autentica se non da qui. Se io sono uno e tu sei uno, la mia è una conoscenza che esce fuori da un autos. Autos vuol dire che sono autore di me stesso, cioè sono coerente. E se anche tu sei coerente, noi comunichiamo e formiamo comunità, cioè stiamo andando verso l'uno. Tutti gli esseri umani vogliono solo questo, vogliono vivere comunitariamente, dentro di loro. Essere comunità vuol dire che tutta l'insieme di volontà diventano una, si fa comunità da cum uno, uno. E lo stesso così fuori. Ecco. Bene, siamo un po' lontani. Quindi siamo qui per apprendere a chiarirci bene le idee, almeno ad avere degli interpretanti che non siano troppo scorretti, perché altrimenti non se ne esce più. E da qui deriva la disperazione. Adesso in avanti, quando entrate in reattività, cioè vi viene rabbia, tristezza, paura, sappiate che non è roba del qui ed ora. Nel qui ed ora, se siete presenti, come volontà uno, di fronte a un attacco di un'altra persona, di fronte a un abbandono improvviso, di fronte a qualunque cosa vi fa male, sentite male, voi potete rimanere totalmente aperti e vedere in profondità che cosa succede all'altro. Non c'è più lì. È stata assorbita una memoria. Ciao. E quindi l'unica cosa che vi interessa a quel punto è chiedere cosa posso fare per questa persona che si è sciolta come un gelato. Prima era un gelato, improvvisamente non c'è più. È evaporato, perché quando la persona fa così è preda di sofferenza. Poi fuori può manifestare la rabbia, ma dietro la rabbia c'è sempre la sofferenza, sempre. Una persona che non soffre non si arrabbia. Quindi anziché chiedervi che cosa ho fatto io, cosa posso fare, e tutto l'occhio rivolto a se stessi, beh,
Cominciate a osservare cosa avete davanti e vi accorgete che avete un povero disgraziato che in quel momento si è frantumato, come se avesse un pezzo da gamba lì, una mano laggiù, perché gli è esplosa una bomba sotto gli occhi. Allora che fate? State dando la mano a qualcuno e il corpo suo esplode, la mano non c'è più, cosa ve la prendete con l'altro? Gli è esploso qualcosa. Quindi l'unica cosa seria che viene da fare una persona che abbia capito, come posso aiutare l'altra persona a sciogliere la sua sofferenza? Quindi provate empatia nella sofferenza dell'altro, non vi occupate di voi. E di che dovete occuparsi se l'altro va in pezzetti? Ecco, dal punto di vista delle frequenze, l'anima è qualcosa di questo genere. Tempo, regolarità, onde che vanno molto lontano, gli occhi che vedono lontano, le orecchie che ascoltano lontano, attenzione, nel tempo e nello spazio, si muovono lentamente e arrivano lontano. Queste sono onde ad alta frequenza. Irregolari, con occhi che vedono vicino e orecchie che ricordano vicino, lontano non ce la fa, nel tempo e nello spazio. Questa è una visione grande, infatti gli orientali la chiamano la grande mente. Questa è una visione più piccola, ristretta, e la chiamano la piccola mente. In base a quello che vi ho detto potete aggiungerci questo simbolo. Sommatorie di piccole menti produce questo. L'altro non c'è una sommatoria, ce n'è una. Quindi c'è una volontà unificata, volontà 1, qui c'è una sommatoria di volontà. Ecco, gli ego non ce n'è uno, ce n'è tanti. Tutte le nostre subpersonalità sono strutture egoiche. Vi faccio un esempio sonoro un attimo. Ecco, immaginate così. Faccio io. L'anima è qualcosa di questo tipo, ecco come sonorità. Esempio dell'altro. Due esempi estremizzati. Musica in parte della musica contemporanea del secondo tipo. Rispecchia esattamente il luogo dove ci troviamo, eh? Il luogo dove l'ego si sta prendendo tutto. Noi crediamo di difenderci quando attiviamo le nostre difese egoiche, radicate nell'ostilità. Quando capiremo perché Gesù offre l'altra guancia e non è un fesso, perché Platone dice: beh, l'intelligenza porta naturalmente a perdonare, è lo stupido che non perdona. Cosa dicono entrambi? Dicono: ma tu abbandona il mondo di prima. Infatti quando a Gesù gli si chiede, viene chiesto: ma io cosa devo fare per poter sviluppare ciò che dici tu?
Lui dice: papale, papale, molla tutto e seguimi. Ci sono i bambini che sono visibili esternamente, e in un certo senso una condizione più fortunata. Poi ci sono quelli interni, che energeticamente sono la stessa cosa, che da fuori si vedono meno bene. Yogananda li vede, Gesù li vede, ma la maggioranza degli altri esseri umani non vedono. Quindi credono che l'interlocutore davanti a loro sia un adulto. Non riesce a vedere i bambini che ancora abitano dentro di lui. Bambini che sono rimasti isolati e sofferenti, non visti più da nessuno. Prigionieri dentro un corpo adulto. Ma sono bambini. Ma se vuoi salvare i bambini in carne ed ossa, non lo potrai mai fare se non ti occupi anche di quelli energetici, altrettanto veri, che abitano dentro gli adulti. Perché cosa succede quando noi adulti ci occupiamo di bambini esterni, senza aver visto quelli interni? Come stanno quelli interni? Ecco. Allora noi diventiamo delle maschere di genitori. Ma la maschera ogni tanto si buca e fa vedere la realtà. Quindi il bambino in carne ed ossa un giorno fa l'esperienza che sua madre non è sua madre, quella che credeva, ma che dentro sua madre ci sono dei suoi diretti concorrenti che vogliono l'attenzione di quella che lui chiama mamma. E se la mamma non ha dato questa attenzione, questo facilmente salta fuori. Allora, per equanimità, diventare genitori è necessario. E quando noi siamo genitori di noi stessi, noi diventiamo anche genitori universali, perché siamo in quella qualità dell'energia, siamo in quel movente vibratorio. Se tu sei madre, sei madre. Non è che lo sei ogni tanto, lo sei, perché vibri quella frequenza. Ecco, se cominciate a entrare in questa logica, e allora vedrete che non è molto difficile capire la psiche, è piuttosto facile. Allora sapete cosa farete? Prenderete ogni giudizio su di voi e sugli altri e lo licenzierete dalla vostra vita, come roba vecchia, idee morte, che sono radicate nell'ostilità. Ma volete essere ostili ai vostri fratelli e sorelle, pensando di poter star bene? No, non è possibile. E qui i Vangeli sono insuperabili, Gesù è insuperabile quando dice: una volta arrivano i suoi discepoli, lui li ringrazia e dice: io vi ringrazio per quello che oggi avete fatto per me. E lui dice: ma noi non abbiamo fatto nulla per te, eravamo fuori. No, no, vi siete occupati di questa persona malata, avete accolto quest'altra, avete portato conforto a questo. Dice: ogni volta che vi occupate dei più piccoli, quello che fate i più piccoli lo fate a me. Cioè, Gesù cosa ci sta dicendo? Io sono voi, anzi, io sono voi nelle vostre parti più disgraziate. Non sono voi che siete belli gagliardi, no? Dei manager che producono tanti denaro. Non è quello Gesù. Gesù sta con gli ultimi, cioè sta con i bambini. I peggiori, più disgraziati dei bambini sono quelli interni, che non vede nessuno. Almeno la comunità, quelli esterni, li vede.
una comunità sana, se c'ha dei bambini a cattivi genitori, la comunità sana, gli zii se ne occupano un po' di quegli esterni, ma di quelli interni chi se ne occupa? E senza che ci siamo occupati di quelli interni, perché esistono gli ordini dell'amore, prima vengono quelli interni, poi quelli esterni. Ma noi siamo testardi, non ci vogliamo credere. Se non metti a posto quelli interni, quelli esterni soffriranno. E il karma, la sofferenza cresce. Se cominciate a metabolizzare queste idee, vedrete il mondo in modo completamente diverso. Cioè lo vedrete come lo vedeva Gesù, come Buddha, come Socrate, Thich Nhat Hanh, Yogananda, Aurobindo, tutti lo vedono così. Perché noi dobbiamo sentirci inferiori, dobbiamo vederli in modo stupido, soffrendo inutilmente, facendo soffrire gli altri? Basta, deve finire questa storia. La mia impressione è che non possiamo cambiare da soli, questo sono certo ormai. Si cambia perché si genera una comunità, cioè di persone che si aiutano davvero. Soltanto quando io sento per te lo stesso affetto che provo per la persona che gli voglio più bene, se sono un po' più lontana, ma appena ti vedo, sento subito questo, tu sei mia sorella, punto, fine. Allora quando creiamo una comunità così, per cui tu sei al sicuro, perché? Ma perché cosa temi? Ma di cosa hai paura? Gesù diceva, ma avete paura voi che siete figli di Dio? Guardate i vigili nei campi, gli uccelletti, di cosa si preoccupano? Di nulla. E voi siete, che siete quelli più vicini, siete sempre a preoccuparvi? E lì Gandhi, che non era cristiano d'origine, ma ha capito il cristianesimo benissimo, meglio di tutti, San Francesco, Gandhi, sono quelli che hanno capito. Gandhi, sapete cosa diceva? Se volete capire qualcosa, mettetevi dal punto di vista degli ultimi, dei più disgraziati. Solo da lì capirete il mondo. E ha profondamente ragione, perché finché il vedere delle cose può portarci a perdere privilegi, potere, difese, non capiremo mai niente. Soltanto quando ci mettiamo dal punto di vista degli ultimi, che non hanno nulla da perdere, lì i nostri occhi e il nostro cuore si aprono.